Nella sede dell'Ufficio Scolastico Regionale a Catanzaro, il direttore generale dell'ASP di Catanzaro, Giuseppe Perri, e la responsabile dell'unità operativa di pediatria di comunità, Rosa Anfosso, hanno siglato un accordo operativo con il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Diego Boucher, per agevolare l'inserimento dei bambini diabetici nelle attività in classe. Ascoltiamo le interviste alla fine dell'incontro. Oggi è una giornata importante perché l'azienda sanitaria provinciale firma un protocollo d'intesa con la direzione scolastica regionale riguarda l'inserimento del bambino con diabete mellito in classe, a scuola e cercando di approfondire delle tematiche che coinvolgano anche il corpo docente e ausiliario della scuola nell'assistenza al bambino diabetico. Quello delle malattie croniche sta diventando un problema sempre più pressante, sia per i servizi scolastici che per i servizi sanitari, in quanto è importante garantire nell'ambiente scolastico al bambino tutte quelle condizioni idonee che facciano stare in sicurezza gli insegnanti del bambino stesso, ma soprattutto dare sicurezza alle famiglie. Oggi sigliamo un accordo tra le due principali istituzioni che ruotano attorno all'utente bambino, quindi la scuola e la pediatria di comunità dell'ASP di Catanzaro, per favorire l'inserimento e soprattutto l'integrazione scolastica del bambino con patologia cronica. Oggi parleremo di diabete, quindi del bambino diabetico a scuola. Entrambe le istituzioni si muovono seguendo uno stesso percorso e uno stesso obiettivo. L'obiettivo che noi ci siamo posti con questo accordo è far sì che determinate patologie non devono essere limitative. I ragazzi, i bambini e i ragazzi che hanno queste patologie possono fare tutto. Ovviamente per fare questo ci vuole la conoscenza, quindi noi che siamo il giusto trade union come ufficio scolastico regionale vogliamo dare questa opportunità ai ragazzi, per cui ben vengano questi accordi che consentono appunto di informare e formare famiglie e docenti.